Benvenuti in un nuovo video! E soprattutto iscrivetevi al canale! Ho scelto l'ospite giusto per questo nuovo format. Allora, nuovo format, che forse si chiuderà qua perché non lo so chi altro me appoggia a queste idee del cavolo, ma diciamo che questo nuovo format si chiama Svuota la spesa degli altri. Cioè, alla fine siete abituati a vedere la mia spesa, è sempre quella. E quindi ho detto, ma perché non vedere le spese degli altri? Nello specifico, l'unica che mi ha appoggiato l'idea. Sta, è normale. Cioè, diciamo che dopo la farina di grilli, sì, dopo le cene a tema, dopo la cosa del ringraziamento, la svuota la spesa mi sembrava la cosa più semplice. Quindi, l'altro giorno, però, mi ha chiamato, ora giovedì vado a fare la spesa, vieni a casa mia, facciamo svuota la spesa. E quindi eccoci qua con la spesa di Francesca, che è completamente diversa dalla mia, cioè totale proprio. Ah, perché Francesca va all'Ibercop, che è vicino casa. Allora, in realtà non è che c'è tutta questa fidelizzazione, io sono fedele solo al marito e adesso alla parrucchiera, tutto il resto diciamo che si va dove si vuole. Dove sono i mariti? Dal parrucchiere. Ne hanno bisogno? No, però no. Vabbè. E allora, cominciamo questa svolta della spesa degli altri. Sono emozionata. Oh, se qualcuno di voi mi vuole fare, cioè vuole fare un video insieme, io vengo a casa vostra e mi fate vedere, cioè nessuno dirà di sì, però se volete io vengo a casa vostra e facciamo la svuota la spesa insieme. E anticipo che questa è la mia spesa normale, cioè non è che ho fatto una spesa diversa perché l'avrei... No, vabbè, allora, scopo del gioco è la spesa che faresti. Esatto, quello che mi mancava e forse qualcosa, vabbè. Comunque, qualcosa, vabbè, c'è sempre qualcosa che non devi comprare e poi alla fine hai visto. Esatto, vabbè, ovvio, certo. Fisiologico. Io sono il consumatore, pure a me. Sono il consumatore perfetto. Quello, cioè, quello che te vedi, la cosa davanti, esatto. Cioè, che c'è la donnina che ti fa, serve, vuole assaggiare? Tu compri sempre. Sì, perfetto. Sono io, esatto. Ok, cominciamo questa la spesa di ben tre buste grandi. Vabbè, ho capito. Tre buste grandi. Ma a me non c'è tanta gente a cena. È vero, Francesca è molto ospitale. E quindi c'è un via vai. Comunque iniziamo. Vai. La prima cosa che mi viene in mente è... Papà! Ecco, cosa questo non nella mia spesa non lo troverete mai. Questo è un arrosto di pollo che era in offerta, tra l'altro, al COP, che è fantastico, questo sia al forno che in padella, una cosa, cioè vabbè, nel senso che non so perché lo dico a te, però è molto buono, questo quando è in offerta lo prendo sempre perché è buono. Che poi se non lo mangi lo congeli? Ah no, con tutta la roba io la congelo. Ah ok, perché Francesca, casa grande e freezer, un è arrivato freezer, quello nuovo. Sì, 8 cassetti di freezer. Potrei entrarci io in piedi e io sono alta. Puoi metterci Gianni se fa il cattivo. Bravissima, dovrei svuotare tutti i cassetti, che è scomodo. Però l'abbiamo quasi... la roba che sta dentro. E me, per si mangia tutto. E quindi questo va in congelatore. Rosso di pollo. Poi c'era un'offerta sulle bistecche di maiale. È una spesa molto diversa dalla mia. Sì, decisamente. Però guarda, è capitata la ciccia da sopra. E anche questa era un'offerta al 50%, quindi questo lo devi dimezzare. Ah, quindi non 4,40 ma 2,20. Esatto, quindi capisci che anche se non ho in mente di fare un barbecue a breve. Giusto. Poi, grana padano, già grattugiato perché ce l'avrei anche da grattugiare col bimbi, ma in realtà questo è comodo. Poi, allora, tu mi avevi devastato con la cosa del sugo pronto che io non ho comprato perché la mia religione me lo impedisce. No, perché stasera mangiamo qua, vabbè, poi lo vedrete nel Wikivlog, però per noi mangiamo una cosa che a Luca non piace e quindi io ho detto, ma comprai i biffi, quello... Non ce l'ho fatta. Speck e... Il radicchio. Radicchio. L'ho guardato, l'ho osservato e sono andata oltre. Oh. E ho comprato del guanciale, perché ho detto, magari buttano su, non so, una crema di zucchine e guanciale croccante per lui. E quindi ho detto, guanciale. Il marito viziato, di ciò. Guanciale. Poi, perché poi dopo, cioè, vedrete nel Wikivlog che se mangiamo, cioè, non so perché Luca non vuole mangiare, comunque, vabbè, un problema. Vabbè, magari Gianni glielo fa assaggiare. Sicuro, quello sicuro. Perché c'è, cioè, Gianni è come... Guardate il Wikivlog di domenica, come tutte le domeniche, i fatti nostri. Potrei chiamarlo i fatti nostri invece del Wikivlog. Poi abbiamo insalata gentilina per le tartarughe. Perché sono uscite. Hai visto che c'erano? Perché tutte Francesca due, c'ha le tartarughe. Ugo e Uga. Sì. E questa è la lattuga gentilina, gentile per loro. Sì, perché a me non piace. Però a loro ne vanno. Questa andrebbe lavata. Ma sei matta? Io compro solo quella in busta, lo sapete. E infatti... Insalata. Allora, valeriana. Valeriana perché è quella che dura di più. Valeriana buonissima. Buonissima. Poi ho comprato la rucola perché... Marietta. Se Luca non vuole il guanciale, sì, così a fare un pesto di... Ma va, ma te pare che non si mangia quella con il guanciale? Vabbè, però ho detto la rucola, ci sta, costa un euro.
Poi, vabbè, questo è nuovo. Mi fa strano, fa la spesa senza fa niente. Mi sento Luca. Sale la lavastoviglie, perché la mia lavastoviglie mangia sale come una capra. E quindi pure questo è finito, e quindi sale. Poi noi ci abbiamo le mani. Poi abbiamo albume di uovo. Ah, questo ti ho sorpreso, eh. Perché compri l'albume di uovo? Allora, perché mi serviva per fare la meringa italiana per il dolce di stasera. E poi perché con l'albume di uovo si fa una buonissima omelette. Molto meglio dell'uovo normale. E poi ne puoi mangiare uno spatafio, perché essendo il rosso, quello lì... A me piace quello rosso, tra l'altro, dell'uovo. Lo so, quindi... però... vabbè, mi serviva a fare la meringa, in realtà. Volevo fare la figa, ma la fitness, ma in realtà... No, non c'è fitness. Poi... questo è il latte, okay, che mi è servito per fare la crema, okay, perché io il latte a casa mia non c'è, e quindi infatti, non latte per... è vuoto. Infatti a casa mia si beve questa roba qui. Soia e riso con calcio. Ah, questa è una prova. Della coppa? Sì, perché questa è una prova, perché sennò in genere noi prendiamo questo, solo riso. Che però è sempre coppa. Sì, vabbè, ma tanto, cioè, sì, il latte di riso in realtà che sa di quell'acquetta che del riso quando per cui fa cagare qualsiasi marca lo prendi, e quindi proviamo delle alternative, sì, perché Gianni non può bere il latte normale. Ma manco quello alta digeribilità come Luca? Un giorno, forse due giorni, al terzo non sta bene. E quindi questo sono delle prove che non so più dove mettere la roba. Succede. Ti capisco. Poi abbiamo per me lo yogurt, ok, sempre cop, alla fragola, perché ridà del fruttolo. Te lo ricordi il fruttolo? Sì, intanto delle cose che compro ogni tanto. Però il fruttolo è buono, solo quello originale. Lo so, però il fruttolo ne dovresti mangiare 12 pacchi. Ma poi fanno pure più grossi, lo sai? Però dentro è quello bigusto. Sì. Invece il fruttolo, per far merenda ne mangi quattro, sì, certo, quindi prendi quello giusto, che giusto, un po' di fragola. Ci sta. Poi le uova. Te le portavo io le uova, c'ho le galline. Vabbè, però... Dovevi dire. Vabbè. Sappiamo, le galline sono andate in produzione, quindi adesso... No, quelle portamele, perché ci dobbiamo fare l'uovo cotto a bassa temperatura. Ah, va bene. Che tu mi hai bocciato per stasera, okay, ma... Vabbè. Non ci ho bocciato io, che tu hai detto quella ricetta buona. Vabbè. Potevi di prima quell'altra. Philadelphia. Perché, classico. Perché la Philadelphia poi è solo quello originale, quelle altre effettivamente non sono buone. Poi, prima busta finita. Sì, ciao. Stracciatella. Buona. Questa serve per stasera. Per stasera. Non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo. Non l'avrei comprata. Non l'avrei comprata, ma serve per stasera, perché la stracciatella. Evviva. Poi. Anche questo serve per stasera. In realtà non lo so, perché abbiamo un'altra confezione di spaghetti. Ok. Che va usata in, insomma, perché sono quelli artigianali, non lo so, decide il cuoco. Ma questa sera. Voglio vedere la confezione nuova, bellina. Anche non questi fatto il rebranding a Barilla, era in offerta, bravo, erano così al ti piace. 30%. Ma c'è un sacco di roba in offerta alla coppa, sì, io non ci vado mai, sì, perché lì per coppa è lontano, la mia le coppe piccole non ce l'hanno, no. Poi sempre per l'offerta c'erano capriccio. No, in realtà io sto facendo i punti. Ah, quindi se avete i punti mandateli a Francesca. Devo fare il montalatte, ma 60 merendine, ma chi se le mangia da qui a luglio? Vabbè, dimmelo, e a Luca ogni tanto noi questi punti non li facciamo, quindi... Sì, no, tra l'altro poi questi sono fatti così male che quando li tagli si disgregano, esatto. E quindi plum cake al cioccolato. Okay. Ok. Poi erano in offerta... Questa è la passione del mio marito. Che so al contrario, vedi? Perché è il trentennale, il ventennale. Quindi hanno messo al contrario. Sì, per festeggiare. Trova le card capovolte e vinci 100 Samsung Galaxy e quello che Z sei chiude che 4. È una schifezza. Vabbè, se lo vinci che fai? Ah, no, no. Cioè, nel senso... Poi lo vendiamo al mercatino. Perché io e Francesca il 14 maggio saremo a Elche, mercatino. Al mercatino. Con la nostra bancarella di mercatino. Esatto, dovremmo ancora decidere come chiamarci. Ah, non so. Vabbè. Però da vendere un sacco di roba. Oh, poi c'è... Questo serve sempre per stasera. Bruschettino e rosmarino. Esatto, wow. Perché faremo un'altra cosa stasera in cui servirà da spalmare qua sopra. Non me lo perderei il video di domenica, fossi in voi. Stavi di fame, in effetti. Veramente. Sì. Ok. Poi abbiamo questo. Olio di semi. Allora, per friggere. No, per fare i dolci. Ah!
Però questa era in offerta, 2 litri 2,99 euro, un litro 2,49 euro, ah, certo. Capisci che cioè, lo userò in 6 anni e mezzo perché cioè, che, non, io non frigo. Quanti dolci. Lo sai che lo uso anche per fare il pesto? Cioè invece di metterci solo olio d'oliva, oddio adesso c'è qualche, sì, forse qualche genovese, qualche genovese è svenuto, sì. Ah no, e poi per farci il baccalà mantecato, perché è più leggero. Vabbè, vabbè, olio. Olio. Poi, ma che tool ci sta dando Francesca? Questo è pane. Pane di semi di lino. Perché questo la mattina lo brusolisci e ci metti la marmellata. Marmellata fatta da lei, tra l'altro. Certo. Vabbè, ma c'è il bimbi. Poi, ceci. Questi ce li compri anche tu. Questi li compro anch'io, però io compro quelli scacci nella vabbè, lattina. Vabbè, questi sono della Coppa, non è che sono della Valle. Stanno di più, però. No, erano a 80 centesimi. Sti cavoli, io pago 49. Però perché questi stasera ci dobbiamo fare una cosa. Ma quanto cose devo mangiare stasera? Io non ho capito. Ricordatelo che non me lo sono segnato nel menù. Vabbè, vabbè. Allora, poi, lo zucchero. Perché? Sempre per stasera? No, questo l'ho già usato, quello per stasera, però sarebbe i dolci. Ok. Cioè, in generale, lo faccio un bellone. Poi, questa è una cosa che secondo me dovrebbe essere inserita nel paniere dell'Istat, perché è un bene di prima necessità. E meglio. Ah, no, regolatore. Ah, Coca-Cola. Allora, Allora. Regolatore solo alla liquirizia. No. Regolatore sono alla Coca-Cola. Non è vero. Cioè, non esiste. Guarda, per darti retta, io una volta l'ho presa alla liquirizia. No. Per finirle... No. Ci ho messo un mese che è tantissimo. Goleador solo alla liquirizia. Scrivete nei commenti per voi quali goleador hanno ragione di esistere. Ora fate pure blu. No, no, per me esistono solo questi. Per quelli me solo Fritz, cose. No, non esiste, guarda. C'è lì un piatto solo pieno di goleador e queste vanno nel carrello della spesa Francesca sempre. E siccome non si possono mangiare sempre le goleador... Arrivo, non mi piacciono le gelatine? E invece queste là sono un comfort food fantastico. No, non io non posso mangiare il cioccolato, mi fa male. E la sera quindi la caramellina. Però le gelatine no. Buone le gelatine, fanno un po' ospedale. Però... Non piacciono. E queste sono ai frutti rossi. Arrivo. Sono vegan. Per caso, non l'ho preso. No, vabbè, certo. Però le fanno vegan ormai. Prima queste cose non le facevano vegan, ora ci fanno attenzione. E perché non c'è la gelatina quella sì, di non c'è la gelatina animale. Poi, a proposito di animale, salciccia? Macinato scelto. Anche questo era sconto perché quello scelto di iper mega magro. Però è, diciamo, io... Che ce fai, ragù? No, polpette. O polpette al sugo o polpettone. Ah. Questo forse polpette al sugo perché è carne veramente buona. Ah, okay. E stava alla metà del prezzo. Cioè, vuoi fare grecciti con la carne come ho fatto io l'altra volta? Ma è sprecato questo. Sì, eh? Questo è macinato scelto. Questo è quello che mia madre mi dava crudo quando mangiavo la carne da piccola. Buono. Ho schiacciato, mette al limone, il sale. Lo volevo comprare la tartare. Mi sono scordato. No, mia madre l'aveva macinato. Quando ero piccola non esisteva tartare. Vabbè, però lo faceva macinare dal macellaio. Sì, questo invece fatte la pesca come l'hanno macinato. No, quello lo macinavamo fresco. Banane. Cicchita. Sono un po' verdi. Vabbè, ma queste si fanno subito. Sì, infatti, poi sempre in mezzo alle mele. Comunque anche queste erano in offerta. Io, in senso, sono un'offerta. Un sacco di offerte. No, tanto. Tantissime. Poi ho comprato le mandorle sgusciate. Perché ho detto, se dobbiamo fare il pesto... Cioè, le mandorle, non mi ricordavo se ce l'avevo, tanto le mangio. Poi, spesone ragazzi. Questa è una melanzana. Ma perché serve stasera? Ma quanto dovremmo mangiare stasera, voglio capire. Ma tu hai tirato fuori almeno 10 cose che servivano stasera. Ma no, ma perché? È una. È una melanzana in quattro. Ma noi siamo solo quattro, però. Va bene, ma è una. È la melanzana, è l'albu, è uova, è sempre che stasera servono queste. Le patate. Ma non tutte, Qualcosa. Sono patate novelle, queste sono buone, Queste servono, queste da sole. Vabbè, ve lo faremo vedere. Ho paura. Poi, un finocchio. Serve per stasera. Sì. Però magari non lo usiamo tutto. Lo usiamo un pezzettino. Perché poi dopo magari ci possiamo fare l'insalata. Comunque per stasera. E per stasera anche quindi queste. Quindi sta spesa è per stasera praticamente. No, vabbè, mica usi tutto stasera. Carote. Poi dopo avanza. Carote. Per stasera. È un po' sì. Vabbè, ma adesso è quasi finito. Cioè, non potete riuscire. No, io non ho capito che mangiamo stasera questo film. Sapevo una cosa che mi sarebbe bastata, tra l'altro.
Le mele, perché senza mele non è una spesa. E poi io ora prendo queste perché quelle stanno nei cesti, le sbatacchiano le vecchioline, no? E sono tutte ammaccate. Ma dove c'era una oggi che ha toccato tutte le melanzane e non le ha presa una. E quindi ho detto, vabbè, e questa almeno. E poi, con i punti della Coop, ho preso i questo. Punti? Sì. Io faccio i punti. Io non mi faccio mai dare punti da nessuna parte. Però questi, lo sai, questi qui sono costati 1,80 euro. Ci vuoi far bici per collo? Ma non lo so, non l'ho ancora aperto in realtà. Abbiamo. Sì. Ah, schiaccia, pure schiaccianoci. Pure schiaccianoci. Sì, sono quelle lì. E poi, siccome c'è anche... Cheese de cuisine multifunzionale. Siccome ci sono anche... Forbici da cucina multiuso. Qua. È una miseria. 1,80 euro. Manco quelle del cinese. Vabbè, buono. E 8 bollini però. Però sa fare. Bollini. Un bollino ogni 15 euro. Sì, ma tanto quando sei lì magari se gli stai simpatico te ne danno un paio di più. Oppure quello di prima. Va bene, è finita la spesa. Ma soprattutto, vediamo... speso Francesca per questa spesa? No, guarda, tu quanto diresti? Io direi 80. La Madonna. Tutti lì. Meno. Meno? Molto meno. Sì? Sì. Quanto hai speso per questa spesa? No, 65. No, bravissima, 64,60. Ah! Ho comprato pure la carne, il latte di riso. Quello costa, l'olio. Chissà, guarda, allora ci sono delle ottime offerte. Guarda, allora io sono molto offerta dipendente. Devo dire che non avendo alimenti a cui sono legata, tipo la colazione si mangia la roba in offerta. I fruitcake era in offerta, le gocce erano in offerta. Non male. Sì, sì. Complimenti. Acchiappi. No, la carne in offerta soprattutto. Eh no, anche perché anche la carne tu compri quella che è in offerta. Eh sì, perché sennò l'arrosto, il bistecca... Quel macinato costava 15 euro al chilo, l'ho pagato 7. Sì. Sì. Cioè. Quindi potete andare all'Ipercoop a fare la spesa per comprare solo le cose in offerta. Come faccio io? Come fa Francesca, imparate da Francesca. Ok, spero che questo nuovo format, che finirà qua probabilmente... vi sia piaciuto? Non so se qualcun altro vuole prestarsi a questa cosa, per me è stato molto strano, nel senso che mi sentivo Luca. Sei un po' stata una spettatrice, effettivamente. Veline. Ma tipo, è come se sente Luca quando faceva i svuota la spesa con me, infatti ha smesso, non so se vi siete accorti, ma Luca non fa più svuota la spesa con me. E va bene, è una nuova prospettiva per me. È andata così. Però fatemi sapere se vi piace, magari qualcun altro lo incastriamo, non lo so. Da questo non c'è Babbi Gabbaia, è strano. Quindi da questo svuota la spesa degli altri è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.